Penso che il primo tempo abbiamo interpretato molto bene quello che avevamo preparato, è poi stato un secondo tempo da 50 punti e anche se non abbiamo fatto i 44 non era probabilmente la partita adatta a giocarsela nel secondo tempo a chi ne fa di più. E innanzitutto complimenti a Forlì perché è bella allenata e gli ultimi 5 minuti sono frutto di una solidità che indubbiamente hanno, e nei due americani, tre diciamo, ma anche gli altri. Severini ha fatto 3 su 3 da 3 punti in un momento veramente che ci ha un po' fatto vacillare sulla preparazione della gara, su quello che ci aspettavamo. E poi due giocatori che nel momento importante hanno fatto le giocate giuste. Noi siamo stati lì quasi tutta la partita. Questo ci servirà perché abbiamo una squadra giovane e queste sono partite che insegnano molto di più che allenamenti. Quindi quei 4-5 errori veramente importanti negli ultimi 5 minuti sono errori che si possono evitare, quindi è una grande esperienza per noi e ci aiuta a migliorare in vista della prossima partita e delle prossime partite. Per il resto è ovvio che un secondo tempo ad alto punteggio poteva essere un rischio per noi e infatti è stato un rischio che abbiamo pagato perché è andata meglio a Forlì, ha fatto più canestro quando bisognava far canestro e quindi complimenti. La data di rientro era stata definita in oggi, quindi sono contento che abbia tenuto una 20 minuti e abbastanza bene, ovvio che sia ancora lontano dalla forma ottimale e gli servirà anche un po' di tempo per entrare dentro a tutti i meccanismi di squadra, ma tempo ce n'è. Motivazione e voglia di allenarsi ce n'è da parte sua così come da parte di tutti, quindi pian pianino riprenderà diciamo un po' le settimane perse ad inizio preparazione. È sicuramente un giocatore molto importante per noi e già oggi penso che gli siano stati, al di là del risultato, molto utili questi minuti. Intanto siamo molto felici perché quando Forlì vince siamo tutti molto felici, che non è così scontato che vinciamo. Aver fatto 2 su 2 in casa sono molto molto contento. Sono contento per la vittoria, sono contento perché ho recuperato Naimi e Fallucca e non era così scontato, e devo ringraziare veramente tutto lo staff medico da tutta la famiglia Borra e il dottor Lughi perché ci hanno rimesso in piedi 2 ragazzi e non era così semplice. Ancora ovviamente non al 100% della forma, ma non dipende da loro, dipenderà invece dai giocatori a rimettersi in forma. Sono contento perché abbiamo fatto un primo tempo da 25 punti, un altro da 50. È ovvio che non siamo né quelli da 25 né quelli da 50, però siamo una squadra mentalmente solida che si è attaccata alla difesa anche quando la partita è stata per moltissimo tempo punto a punto, perché di fronte avevamo un avversario estremamente grosso, di esperienza, di valore, perché gente come Moraschini, Gergati, Candussi che sta crescendo, l'esperienza di Jones, Vencato che è un play veramente atipico, una squadra che ci ha messo in difficoltà con i cambi difensivi, dove riempivano spesso l'area ed era difficile anche dare la palla dentro nonostante i mismatch, nonostante le differenze a nostro favore. Grazie a Dio il fatto di aver poi cambiato un po' il ritmo nel secondo tempo, cioè di non aver tenuto la palla in mano, di aver capito che andavano coinvolti tutti quanti, ci ha permesso di giocare meglio il pallone e trovare qualche tiro aperto. Questo, per quello è cresciuta la quota dei tiri da 3 punti e credo che una volta di più Giovanni ha fatto una grande partita e noi dobbiamo avere questo spirito qua, dobbiamo come tutti quanti lavorare sodo come sta facendo lui e devo dire anche tutto il resto del gruppo che non si tira indietro, e noi dobbiamo mantenere questa umiltà di fondo perché noi siamo poca cosa se pensiamo di essere bravi. Se invece pensiamo tutti quanti, ma non dico tanto la squadra, tutti quanti noi, se invece pensiamo di essere ancora quella Forlì che si deve giustamente trovare quei punti per salvarsi, allora secondo me siamo una squadra che cresceremo e che ci divertiremo.
appena pensiamo di essere un po' più bravi del normale, allora facciamo, come ha fatto la squadra questa sera, delle sciocchezze difensive, degli errori al 24esimo secondo, qualche mancato taglia fuori, grazie a Dio meno di quelli commessi a Trieste. Però dobbiamo essere veramente formiche, non cicale, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Detto questo, nel corso della partita la zona 3-2 ci ha dato buoni risultati e poi dopo invece la uomo fatta con più concentrazione è stata l'arma che ci ha spianato e ci ha dato sicurezza per giocare meglio i palloni in attacco. Io credo che questa partita ci ha insegnato che questo è il livello di questo girone di A2. Io credo che sia Naimi che Jackson non avessero ben chiaro l'idea del livello di questo girone. Cioè è molto duro, è molto fisico, è molto intenso. C'è molta gente che è capace di tenere sui cambi difensivi. Candussi, che 2,11 m, ha tenuto fuori dall'area Naimi. Non è così scontato. E allora anche loro sono un po' a queste prove. A fronte di questo devono capire che non possono giocare da soli, ma devono usare il resto della squadra. Questo è quello che dobbiamo fare. È anche vero che siamo a ottobre, non possiamo pensare di avere tutto lo spartito imparato a memoria, però questa è, secondo me, una partita molto che ci dà un po' il senso di questo campionato, di questo girone del campionato, senza nulla togliere agli altri, però questo è così. This is better. This is schifo. Yeah, guarda. Nuova yeah, maglia. But you swear. Yeah, but we have my Instagram is important. I need the. È buono. Sempre Olympiacos. Non siamo Olympiacos, ma bella maglia.